Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. E, diciamo, ieri, visto che da ieri sono risultato positivo al Covid, farò tutto il possibile per mantenere vivi, regolari, puntualissimi i nostri appuntamenti online. I giornali di oggi. Beh, allora, finita Sanremo. L'eco c'è ancora con interviste ai vincitori, commenti, interviste al direttore di Rai 1 Coletta che pronostica per Amadeus anche uno scenario da Maria De Filippi perché dice Amadeus sa ascoltare, accoglie senza giudizio e naturalmente ovunque Mahmud Blanco, ma di questo non ci occupiamo. Il grosso dei giornali di oggi si divide tra 3-4 temi. Per un verso, è la situazione abbastanza surreale delle norme Covid. Tutti dicono vanno corrette, vanno superate, però sempre lì stanno. La verità ha buon gioco a dire ci prendono in giro. Vedremo che però, diciamo, ci sono, vedete voi, se dei risvegli, gran risvegliati tra i giornali, e anche tra i consulenti del governo, oppure, diciamolo chiaramente, dei paraguru che si riposizionano in modo furbesco, comunque qualcuno che ritiene opportuno, diciamo, fare una significativa correzione delle posizioni che aveva assunto per mesi in modo aggressivo. Si ripresentano con la stessa faccia, cambiano camicia e cravatta, ma pensano che la gente dimentichi. Vedremo questo tema. C'è il tema delle bollette e del caro energia, con il governo che però non sembra disponibile a uno scostamento di bilancio. E c'è poi il tema, diciamo così, più arato, sui giornali di oggi, che è quello delle tensioni che, non potendosi scaricare in modo significativo sul governo, si scaricano in modo molto più potente sui partiti. Dentro il Movimento 5 Stelle, dove c'è sfida aperta tra Conte e Di Maio, oggi è il giorno di una intervistona, due pagine a Giuseppe Conte sulla stampa, in cui Conte dice non si possono fare le correnti, rivolgendosi sostanzialmente a Di Maio. Per altro verso, nel centrodestra, dove c'è una solo lieve attenuazione della durezza dei toni che tutti i leader hanno reciprocamente usato fino all'altro giorno, diciamo, ieri i toni si sono un pochino ammorbiditi, ma giusto i toni, non la sostanza. Ognuno sembra più o meno intenzionato a camminare per conto proprio. Pensavamo ci fosse un eco maggiore, invece lo spazio c'è, ma contenuto sui giornali della intervista inconsueta che Giovanni Paolo II ha concesso a un Fabio Fazio che era in estasi mistica, insomma, superando di slancio Paolo Brosio a Medjugorje, e invece Fazio era in estasi mistica. Divertente anche il parterre, diciamo, che ha preceduto la conversazione col Papa, che ha avuto esattamente i binari che vi immaginate, i migranti, la povertà, eccetera. Spiritualità no, questo diciamo non c'è stato pericolo che né da parte di Fazio né da parte di Bergoglio ci fossero diciamo slanci spirituali, ma diciamo significativo anche quello che è avvenuto prima per preparare il pubblico di Rai 3, la gran sacrestia di Rai 3 all'arrivo a Bergoglio. Fazio ha radunato in sequenza Saviano, Giannini, Michele Serra, La Sarzanini e Verdelli. Diciamo, cioè, se, senza nemmeno, diciamo, fare la finzione che fanno altri di metterne uno di opinione diversa, no, diciamo, solo tutte le sfumature di rosso, rosso antico, rosé, un tocco di arancio e così via. Va bene, andiamo a vedere le aperture. La verità sul fine emergenza ci prendono in giro, continuano a limitare i diritti senza giustificazioni scientifiche. Le veline di palazzo battono la gran cassa sull'allentamento delle restrizioni, ma il capo del CTS e il consigliere di Speranza svelano i veri progetti, prolungare obblighi e Green Pass anche oltre la scadenza fissata. E vedremo l'editoriale di Belpietro che prende le mosse dai due giapponesi, diciamo, che nella giornata di ieri si erano i giapponesi dell'emergenza, usciti, diciamo, dalla canzoncina di Zalone a Sanremo, no? Pandemia, non andare via. Locatelli che dice, ah, bisogna mantenere il meccanismo premiale, quindi
o Stato che amministra premi e punizioni, e Ricciardi che dice Green Pass anche oltre l'estate. Così l'apertura della verità. I risvegliati, beh, allora, ve lo leggiamo subito, la prima di Libero di oggi. Diceva, ve lo ricordate il direttore Sallusti che andava nelle televisioni a dare dei cattivi maestri a chi osava dubitare del Green Pass? Vi ricordate le aperture Green Pass, passaporto di libertà? Adesso, opla, gli amici di Libero titolano La sinistra usa il Green Pass come arma politica. Gli Speranza Boys, carta verde oltre lo stato d'emergenza. Il Covid non c'entra più. Va bene, benvenuti. Dopo 6 mesi in cui hanno fatto il ruotino di scorta della linea del terrore, diciamo, dove non poterono i principi, forse ha potuto il crollo delle copie a indicare, diciamo, la direzione di marcia da correggere. Andiamo al Corriere della Sera, fondi antirincari, i partiti premono e il governo frena. A centropagina, virus, meno DAD e restrizioni, la curva cala in 20 paesi. Il giornale apre sul tema energetico, Italia contro il nucleare, l'Europa torna al carbone. Vedremo un commento interessante di Nicola Porro. Cambia completamente tema, il tempo è un'apertura completamente eterodossa, però ha un suo fascino perché dà comunque l'idea di un problema di scarso fair play in Italia, non solo istituzionale, ma anche d'altro tipo. Non sparate sull'arbitro. Nei campionati minori ogni settimana molti direttori di gara vengono picchiati o minacciati. In pochi anni oltre 4.000 fischietti hanno lasciato perché spaventati o malpagati. La Stampa, che apre su se stessa l'intervistona a Conte che dice non consentirò logoramenti. Di Maio, correnti intollerabili, nulla di personale contro Draghi, sosterrò il governo. Praticamente ogni parola una excusatio non petita. Repubblica, Kiev, Salvini apre a Mosca, così Repubblica. Vedremo anche su Repubblica che dedica molta attenzione per un verso alla potenziale crisi nell'est Europa e per altro verso alle mosse della NATO, un articolo, non spiacerà all'autore, abbastanza divertente, di Claudio Di, ma involontariamente divertente, in cui si parla di due ipotetici candidati italiani alla segreteria generale della NATO e vedremo di chi si tratta e diciamo, quali sono come presenta le cose Tito. Allora, piano piano, incamminiamoci. La verità. Vedremo tra poco, in rapidissima rassegna, alcune segnalazioni del lunedì. Lo sapete, il lunedì la verità ha questo andamento doppio. Da un lato il quotidiano, dall'altro un po' il magazine, la riflessione più distesa. Ma partiamo da Maurizio Belpietro. Insieme con i colleghi della Verità e di Panorama mi sono occupato spesso delle innumerevoli balle che alcuni presunti esperti di coronavirus in compagnia di politici e giornalisti ci hanno raccontato negli ultimi 2 anni. L'elenco di stupidaggini diffuso a testate e reti unificate è stato anche materia di un paio di libri di successo che abbiamo diffuso col quotidiano Il Settimanale. Tuttavia non passa giorno che con dichiarazioni e interviste non ci venga fornito altro materiale per aggiornare la lista di fesserie propalate come oro colato. A incaricarsi di distribuire baggianate, a volte il portavoce del Comitato Tecnico Scientifico, Franco Locatelli, già noto per aver negato che i vaccinati potessero finire in terapia intensiva. Altre tocca al super consulente del ministro della Salute, Walter Ricciardi, uno che è riuscito a farsi smentire perfino dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la quale ha dovuto negare che parlasse a nome suo. Sì, le sciocchezze spacciate per dogmi scientifici sono davvero tante e spesso mi chiedo quando i propagandisti di bugie verranno chiamati a risponderne. Non di fronte all'autorità giudiziaria, perché non credo che le loro contraddizioni siano materia da tribunale, ma dinanzi all'opinione pubblica. E poi Belpietro evoca tutta una serie di contraddizioni e arriva poi al punto, ma perché ci lo stato di lockdown strisciante, di restrizioni comunque estese anche per chi sta bene, per chi è asintomatico ma è
positivo. Forse per loro ci condannerebbero a uno stato d'allerta perenne. Del resto, proprio loro sono gli ispiratori del certificato verde eterno, un passaporto che non ha alcuna giustificazione sanitaria e che infatti altrove non viene tenuto in alcuna considerazione. Per Locatelli e compagni dovremmo vivere, accedere ai servizi, poter lavorare, sempre mostrando un lasciapassare. Che il documento non certifichi di essere immuni, prova ne sia che anche chi è vaccinato contagia e si contagia, a differenza di ciò che la combriccola di esperti e politici sosteneva all'inizio, non li fa recedere dai propri errori, ma anzi li induce a insistere contro ogni logica e in conflitto con il buon senso. E, scusate se mi permetto, ma non potrebbe avere più ragione Belpietro, che afferma in termini teorici è quello che tanti, io stesso, ho sperimentato in termini pratici. Se non avessi fatto uno dei tre tamponi a settimana che faccio regolarmente, pur trivaccinato e con il mio Green Pass, sarei andato allegramente in giro a potenzialmente a contagiare gli altri. Quindi comprendete bene come il Green Pass non ha nessuna valenza sanitaria, semmai può indurre le persone meno consapevoli a una falsa sicurezza e ha invece un sicuro e devastante effetto dannoso sull'economia che tutti constatiamo. La verità è che Belpietro hanno il merito di dirlo da molti mesi, altri arrivano, come abbiamo visto adesso, freschi freschi e spiegano le cose. Interessante il pezzo di Francesco Borgonovo che diciamo, coglie un'altra contraddizione, quelli che dicono, beh, sì, adesso voltiamo pagina, scordammo ciò passato, però diciamo, ci sono quelli privati dei diritti, quelli che dal 15 febbraio saranno tecnicamente privati della possibilità di portare il pane a casa lavorando. Le interviste del lunedì, Federico Novella sente il capogruppo alla Camera della Lega Molinari, dice, beh, non va bene una situazione in cui l'EU rischi di pesare politicamente più della Lega e sulla normativa, Green Pass, eccetera, potremmo votare in modo difforme dal governo. Antonio Di Francesco sente la Lezzi che fa le sue considerazioni, dice anche, ma insomma non avrò grande nostalgia se non dovessi rientrare in Parlamento. Dirà qualche lettore, figurarsi noi se avremo questa nostalgia. La Cazzaniga sente il giurista, professor Sinagra, che ipotizza azioni legali rispetto a tutto ciò che è accaduto finora. Assai interessante la conversazione di Alessandro Rico con Claire Craig, che solleva il tema di un incremento che c'è stato, soprattutto tra i minori maschi, delle morti di bambini, adolescenti e giovani. E il gruppo di riferimento a cui appartiene questa ricercatrice, questa esperta, in modo prudente dice non è che noi diciamo è colpa necessariamente degli effetti collaterali dei vaccini, però non si può escludere a priori che vi sia una qualche correlazione e dunque da questo punto di vista chiediamo un'indagine approfondita. Mentre Fabio Dragoni conversa con Carlo Cottarelli che ammette, dice guardate che le previsioni di crescita andranno riviste al ribasso. Tra i contenuti della verità di oggi vi raccomandiamo le due pagine curate da Laura Della Pasqua su questa storia del bonus edilizio, dell'intervento devastante del governo, di questa storia per cui anche la cessione del credito viene di fatto stoppata non oltre una volta, cioè cambiando le regole a partita in corso con effetti assai pesanti. Vi raccomandiamo tutto il pezzo, tutte le due pagine e la conversazione di Laura Della Pasqua col presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, che dice: i proprietari verranno puniti, molti perderanno gli anticipi, aumenterà il contenzioso. Sì, giusto contrastare le frodi, ma le verifiche dovevano partire subito, non è che si cambiano le regole in questo modo. Va bene. Fatta questa ampia vetrina iniziale, andiamo a rapidamente spicciare un po' di faccende. La questione sanitaria, dopo averla inquadrata grazie a Belpietro, la questione del governo, i 5 Stelle, il centrodestra e poi le segnalazioni conclusive. Allora, il Corriere della Sera, diciamo, avrebbe detto Totò, Tomo Tomo, cacchio cacchio, cerca anche lui di dire, ma no, voltiamo pagina, pubblica la foto classica in questo caso dei navigli di Milano con la gente che passeggia. Beh, bisognerà portare i sali a Speranza nel vedere questa foto in cui ci sono dei cittadini che passeggiano. Speranza ci avrà un mancamento.
Però mancamento ce l'abbiamo pure noi nel leggere che da oggi ci sono meno restrizioni. Insomma, la cosa è perlomeno discutibile. La cosa divertente sono comunque i sommari. Ma Speranza dice serve cautela. C'è sempre, diciamo, appena anche quando furbescamente ti fanno intravedere un pochino di luce, poi arriva alla fine l'ombra di Speranza e dice, però non si può abbassare la guardia, se no. Non scherza neanche lo scrittore Emanuele Trevi, che viene convocato quando bisogna fare un po' di supercazzola pseudo-intellettuale, però ne combina una appresso all'altra. Oggi tutta la pagina 5 del Corriere è una lenzuolata di 6-7 mila battute a firma di Trevi, che però dice due cose che ci hanno lasciato stupefatti. La vera libertà sarà scordarci del coronavirus. Eh sì, comodo quando uno col premio Strega, eccetera, però non se lo scorda chi ha chiuso il negozio, chi ha la serranda abbassata, chi sta sull'orlo del fallimento, a quelli che gli diciamo, scordiamoci lo passato. E peggio ancora la parte in cui lo scrittore si pone quelle che chiama domande sul futuro. Riprenderemo ad essere quelli che eravamo, ricominciando dal punto in cui tutto si è interrotto. Oppure si è innescata una mutazione irreversibile e la sola idea di tornare alle vecchie abitudini è pura idiozia, come tentare di rimettere nel collo della bottiglia un tappo di spumante? Eccolo qua, pure questi che, diciamo, non c'è niente da fare. Non si tratta di anticomunismo viscerale, ma questi sono comunisti nella forma mentis, sono veramente convinti che non si debba tornare alla precedente normalità in cui ciascuno decide, ma che debba essere plasmata dalla mano pubblica, dalla saggezza dell'architetto di Stato, una nuova normalità in cui le regole le stabiliscono loro. È veramente uno scenario pericoloso, anche perché diciamo, nemmeno sembrano avere consapevolezza del problema. Diciamo, i vecchi comunisti avevano consapevolezza ideologica, questi vanno ideologicamente verso esiti dirigisti senza neanche, diciamo, rendersi conto della gravità di quello che dicono. Sul Messaggero, un ente inutile. Chi è l'ente inutile? Il sottosegretario alla giustizia, il sottosegretario alla salute di noi con l'Italia, Andrea Costa, che quando rilascia interviste sono o dannose o inutili. Vedete voi oggi le dichiarazioni che rilascia al Messaggero, il pezzo è siglato, ma dovrebbe essere Mauro Evangelisti a firmare se riconosciamo la sigla, e vedete cosa riesce a dire l'esponente di noi con l'Italia, un amico di Lupi, così ci capiamo. Agli italiani che in questi mesi hanno dimostrato grande senso di responsabilità, dobbiamo inviare messaggi di apertura. Giusto forse mantenere il Green Pass fino all'estate, ma per alcune attività, soprattutto quelle all'aperto, possiamo rinunciare anche prima. Avete capito bene? Tre frasi. Dobbiamo dare messaggi di apertura. Bene. Però allora ci teniamo il Green Pass fino all'estate, che è esattamente il contrario. Però per qualche attività all'aperto vediamo, perché d'inverno all'aperto chissà quante cose si fanno. Voi, questo signore è sottosegretario alla salute. Bella squadra alla salute, eh? Speranza, questo qua, Sileri, è meraviglioso. Ma il premio del risvegliato del giorno, oltre al Libero che abbiamo evocato in apertura, se lo prende Agostino Miozzo. Ve lo ricordate, già coordinatore del CTS? Gli affezionati di questa rubrica ricorderanno una indimenticabile intervista che Miozzo aveva fatto un mesetto e mezzo fa al Corriere della Sera, in cui voleva l'arresto di coloro che violavano l'obbligo vaccinale. Ricordate quando c'era il vecchio Giorgio Brancardi che faceva la macchietta Catenacci in galera, in galera? Ecco, per sua sfortuna, sua di Miozzo, noi abbiamo conservato la sua intervista al Corriere della Sera, di allora. Alla domanda su quale sanzione lui avrebbe voluto in caso di violazione dell'obbligo vaccinale, Miozzo rispose così: anche l'arresto, perché grazie a chi vuole correre pericoli e li fa correre agli altri ci sono morti. E diciamo, poi non bastandogli l'arresto, parlò di multe pesantissime. Cioè,
Questo stesso Miozzo, oplà, un mese dopo si ripresenta sulla stampa e dice: scuole nel caos, sbagliato discriminare i non vaccinati. Scenderebbe in piazza con i ragazzi a protestare Agostino Miozzo se avesse 50 anni in più. Quindi, un mese fa voleva l'arresto di chi avesse eventualmente violato l'obbligo vaccinale, adesso sta sulle barricate con i giovani. Finisce sempre così in Italia, in farsa sostanzialmente. Andiamo al governo e a questa storia dei rincari, che fa, che cosa fa il governo. Diciamo, non si ha la sensazione di una riflessione strutturale, che cosa fare con le trivellazioni, che cosa fare col carbone, che cosa fare col nucleare, che cosa fare sul piano geopolitico. Si ha la sensazione di un bricolage quotidiano, di cerotti che vengono applicati e possono saltare a breve. Marco Galluzzo vi riassume le cose sul Corriere della Sera: i partiti che chiedono più fondi, il governo che dice sì, ma senza scostamento, quindi sostanzialmente solo spostando le vacche di Mussolini, solo, diciamo, spostando fondi già esistenti. È invece interessante, perché va in direzione opposta, diciamo, al presentismo del governo, la riflessione, a me pare assai ben costruita, di Nicola Porro sul Giornale, che evoca due questioni. Per un verso, il gasdotto Nord Stream 2, e Porro dice: vabbè, siamo pragmatici, ragioniamoci, perché c'è una questione geopolitica da non sottovalutare, ma il prezzo del gas si abbasserebbe molto se quel gasdotto diventasse funzionante. Poi fa un'osservazione tutta domestica e dice: i nostri vicini francesi, che ancora hanno in funzione una cinquantina di centrali nucleari, hanno appena stabilito di aumentare la produzione di centrali da carbone. Verranno chiuse come da programma, ma per i prossimi 2 mesi dovranno macinare al ritmo più sostenuto per contribuire a tenere sotto controllo i loro prezzi, che peraltro sono più bassi dei nostri. Possiamo fare la stessa identica cosa. Ci vergogniamo di avere la centrale a carbone più avanzata del mondo a Civitavecchia, a Monfalcone, La Spezia, Brindisi. Fischiettiamo tenendole praticamente spente. Possiamo anche accettare questi blocchi. Basta che imprese e cittadini sappiano che abbiamo fatto una scelta e che poi la dovremo pagare. Così Porro sul Giornale. Trasferiamoci sul Movimento 5 Stelle. Allora, ecco, oggi il grafico delle palle, del giramento di palle, che venerdì avevamo trovato sulla stampa, oggi lo troviamo sul Corriere della Sera. Allora, il grafico del giramento di palle lo sapete, no? Sono quelle impostazioni visive che fanno i giornali per rendere la pagina più, pensano, accattivante agli occhi dei lettori, in cui alcuni leader vengono presentati come, diciamo, una stella e intorno le persone a loro vicine come i pianeti che ruotano. Allora, come sarebbe il giramento di palle dei 5 Stelle? Ci sarebbero i Di Maiani. E chi sono i Di Maiani? Laura Castelli, Manlio Di Stefano, Vincenzo Spadafora, Mattia Fantinati e Sergio Battelli. Dream Team, a cui corrisponde, altro Dream Team, quello dei Contiani. E chi sono? Stefano Patuanelli, Vito Crimi, Paola Taverna, Ettore Licheri, Claudio Cominari. Poi ci sono i battitori liberi, che sono Fraccaro, Toninelli, Giarrusso e Buffagni. Pensato ad altre definizioni per Toninelli, Fraccaro, Giarrusso e Buffagni? No, no, non vi ho sentito, eh? Vi ho sentito quello che avete detto. No, non sono quella cosa lì, sono battitori liberi. E poi ci sono i mediatori, che sarebbero Fico, D'Incà, Bonafede, Crippa e la Castellone. Quindi, insomma, capite bene. Questa è la situazione rappresentata dal Corriere della Sera. Ciò che questo grafico vi mostra visivamente poi è articolato nel pezzo di Claudio Bozza. Sul giornale, Laura Cesaretti dice: guardate che il vero oggetto del contendere è il rischio, dal punto di vista di Di Maio, che Conte, che è fuori dal Parlamento e quindi non ha il problema di difendere il suo seggio, possa puntare ad elezioni anticipate. È questo il problema.
noi ci permetteremmo di aggiungere che questo è un pezzo del problema, perché poi c'è l'altro lato che è la vera pistola carica che Conte ha contro Di Maio, probabilmente l'unica, su tutto il resto Di Maio appare più attrezzato, ed è la questione del secondo mandato, del no al terzo mandato. Di Maio e tutti gli amici suoi hanno esaurito i due mandati, è evidente che ora devono in qualche modo pietire a Conte e Grillo una dispensa, una moratoria, un blocco del divieto esistente. Sul Messaggero viene descritto Di Maio come intenzionato a realizzare una corrente e quindi con l'obiettivo di logorare Conte con una sorta di martellante e quotidiana opposizione interna. Ma oggi la cosa più grossa è l'intervista che Annalisa Cuzzo Crea fa a Giuseppe Conte, due pagine sulla stampa. Di Maio non cerchi di logorarmi, Draghi sia coraggioso sul bilancio. E vediamo come Conte fa una ricostruzione di tutti i giorni del Quirinale, dicendo: ma come, Di Maio partecipava alle cabine di regia con me, poi perché, come fa a dolersi? Ma poi si arriva alla questione cruciale. Quando ha preso in mano il movimento, domanda la Cuzzo Crea, ha promesso meno verticismo, ma il conflitto nato sembra dimostrare il contrario. Non è che il padre padrone lo sta facendo lei? Mi dicono che nella storia del movimento non ci siano mai stati tanti incontri e cabine di regia come in questi mesi. Questo sforzo serve a mettere a punto in maniera collegiale una linea politica che spetta a me riassumere e portare avanti. Seguire un diverso indirizzo non significa indebolire una leadership, quanto creare confusione e danneggiare il movimento. Domanda. Quindi non può esserci un'idea di minoranza? Risposta: quando una linea passa in assemblea congiunta e viene costantemente aggiornata in cabina di regia, va rispettata. Non possono esserci agende personali doppie o triple. La forza del movimento è sempre stata quella di non cedere al correntismo della vecchia politica. E attenzione, perché poi arriva la parte che, diciamo, gli amici di Di Maio, quelli, diciamo, i di Maiani, sottolineeranno con evidenziatore giallo stamattina. Né possiamo tollerare per il futuro guerre di logoramento interno. La nostra comunità è sana e si opporrà in modo compatto a queste degenerazioni della mala politica, da chiunque provengano. E quindi allora immaginate un Di Maiano che chiama di Luigi, sto t'ha detto mala politica. La giornata inizierà così. Prima di passare anche questa cosa virtuale del centro. Ah, il centro sembra appassionato alle vicende del centro, il Messaggero, che oggi sente una serie, diciamo, il Messaggero c'ha Branco che cura l'oroscopo, però in questo caso non si rivolge a Branco, ma si rivolge a Masia di MG e Risso di Ipsos, quindi ai sondaggisti. Però forse Branco era più. E dice, dicono i sondaggisti, facendo l'oroscopo, che il centro in costruzione vale il 15% dei consensi. Quindi voi fate questo test. Allora, io non posso uscire di casa stamattina, sto in quarantena, ma voi uscite e, diciamo, su 100 persone che incontrate, le prime 15, secondo i sondaggisti, sono pronte a votare per Toti e Renzi. Vabbè, sembra una cosa francamente surreale, ma lo dico, chi siamo noi chi siamo noi peraltro positivi e segregati per dare torto a chi? A Masia, Risso e Noto, i sondaggisti. Peraltro, non manca, è abbastanza divertente, per dare il senso poi di questo centro, come dovrebbe funzionare, lanciato verso il 15%, è talmente lanciato verso il 15% che uno di coloro che, diciamo, teoricamente dovrebbe fare parte della partita, e cioè Carlo Calenda, viene sentito sulla stampa da Antonio Brevetti e dice: la parola centro mi fa schifo, Renzi non lo riconosco più. Quindi già partono gli sgarassoni. Però Calenda stamattina ha ragione, ha invece torto marcio ieri, quando incredibilmente ha appostato, incredibilmente per quelli che lo ritengono liberale, ha appostato sui suoi social delle immagini da, come dire, da estetica da socialismo reale. Immagini di Berlinguer nei comizi, o peggio ancora, immagini tardo-sovietiche, eccetera. Dice: ma vedete la passione, eccetera, eccetera. Non rendendosi conto che alcuni decenni di arte di regime
e di cose alle quali poneva mano il compagno Zdanov avevano esattamente, e coordinava e guidava e dirigeva il compagno Zdanov avevano esattamente queste cose. Però già, non chiedete ai protagonisti attuali notizie di Zdanov perché potrebbero pensare, insomma, a una mezzala dello Spartak Mosca da prendere nella prossima sessione del calciomercato. E noi non daremo indizi. Va bene, trasferiamoci sul lato del centrodestra, dove pure i casini non mancano. È inutile far finta, anche questa coalizione è ai materassi. Allora, il Corriere della Sera, voi annotatevi l'intervista che vi abbiamo già citato, molto interessante, sulla verità di Federico Novella al capogruppo della Lega alla Camera, Molinari. Un'altra intervista a un altro dirigente leghista c'è sul Corriere della Sera, è uno dei vice segretari di Salvini, Lorenzo Fontana, lo sente Cesare Zapperi, e Fontana, diciamo, pur nel garbo dell'intervista, fa un'intervista pesante e dice: ce l'ho con tutti quelli che non hanno votato Casellati, parlo dei 2/3 dei grandi elettori centristi e di 1/3 di quelli di Forza Italia. È chiaro che avevano in mente l'occasione per mettere le basi a qualcosa di diverso. C'è chi ha giocato la partita del Quirinale non per far vincere il centrodestra, ma per far fuori Salvini. Non sono andati per il sottile, per colpire lui hanno mandato allo sbaraglio il nostro candidato. Poi l'intervistatore lo sollecita sul lato destro e anche qui Fontana è esplicito, certo, in modo diverso rispetto ai centristi, ma pure su quel fronte non tutto è filato liscio, perché se dopo che è stata bocciata la Casellati ritieni che la coerenza stia nel votare un altro candidato di centrodestra, significa che cerchi solo di sventolare una bandiera e non pensi alla necessità di trovare una soluzione. Allora il tuo obiettivo è screditare chi sta a capo della coalizione e si impegna a trovare una figura che possa rappresentare l'unità del paese. E qui, diciamo, Fontana si rivolge alla Meloni. Meloni, che poi viene citata esplicitamente nell'intervista, quando Zappelli dice: vabbè, ma nel progetto che avete evocato, repubblicano, la Meloni può rientrare, e Fontana la mette così: dipende da lei. Vuole costruire una destra moderna, liberale o conservatrice che sia, o vuole rimanere isolata come espressione di una destra statalista? Ma il discorso non riguarda solo i partiti, e qui Fontana evoca il coinvolgimento della società civile. Giorgia Meloni, un po' tutti i giornali, per comodità vi segnalo La Stampa, eccola qua, danno conto della Meloni intervista di ieri a Massimo Giletti sulla 7. La Meloni dice: il Partito Repubblicano non mi riguarda, insieme vedremo, è stata la formula della Meloni, che, ripeto, anche lei, come gli esponenti leghisti, ieri ha solo attenuato i toni, ma diciamo non la sostanza del reciproco contenzioso. Oggi da qualche parte c'è anche un'intervista, ecco, mentre diciamo tutte le cose che abbiamo citato finora, Meloni ieri da Giletti, Molinari sulla Verità, Fontana sul Corriere, uno può condividere l'una o l'altra tesi, ma insomma sono interviste che cominciano a ricondurre la contesa entro binari politici, e vorrei dire anche di cultura politica. Poi che ci sia un esito costruttivo o no, questo lo scopriremo in un tempo. Salvini ieri ha quantificato: ci vorrà un anno di tempo per rimettere in piedi la coalizione. È che invece la cosa francamente un po' sgraziata è l'intervista al capogruppo, sgraziata, priva di grazia oggi, poi magari ce l'avrà domani la grazia, del capogruppo di Fratelli d'Italia, Lollobrigida, che dice: no, questa cosa del Partito Repubblicano l'ha già fatta Fini. Ora, francamente, è vero che Fini nel 99 fece con Segni e altri una lista non fortunata per le europee con il simbolo dell'elefantino, ma liquidare la vicenda dei repubblicani americani e comunque di un assetto, diciamo, monopartitico del centrodestra, tema su cui, diciamo, si potrebbe riflettere in modo arioso, mettendogli addosso il bollino di Fini, già mostra la scarsa cultura politica e la propensione al battutismo di chi fa quella. Forse, speriamo si sia trattato solo di un eccesso polemico. Ah, invece, Forza Italia.
Allora, il weekend è stato segnato da Renato Brunetta che ha concesso un'intervista a Repubblica sabato mattina dicendo: ah, basta qui, basta col bipolarismo bastardo, qui bisogna andare avanti in alleanza col PD, le culture politiche, i socialisti, i popolari, insomma, ha fatto un gran frullatore. Qualcuno, la verità, domenica gli ha fatto notare che è lo stesso Brunetta che ha più volte sostenuto il referendum per il maggioritario al grido di o di qua o di là, ma insomma, Brunetta ci ha abituato a queste trasformazioni. Vi ricordate quando fa denuncia contro lo spread e poi invece ha mutato opinione. Andiamo a vedere Maria Stella Gelmini che in modo un po' doroteo sembra ricavarsi un ruolo distinto sia dalla parte di Forza Italia che è più incline a convergere meccanicamente con la Lega, sia però anche dai ministri Carfagna e Brunetta, che sembrano invece solo desiderosi di prendere le distanze da Salvini. E la Gelmini, in modo un po' doroteo, cerca una posizione terza. Prima dice che non la appassiona il dibattito sulle formule e invece preferirebbe che la discussione fosse sui contenuti. Poi la presa di distanza da Brunetta: apprezzo il ministro Brunetta che sta facendo bene al governo, ma ne ho parlato anche con lui, non condivido la sua posizione. Io non ho alcun dubbio sull'appartenenza al centrodestra e chi pensa che Forza Italia possa spostarsi a sinistra non conosce la storia del nostro partito. Con Salvini mi sono sentita all'indomani dell'elezione del capo dello Stato, abbiamo parlato fra le altre cose dell'autonomia differenziata e del problema dei balneari. Poi la Gelmini è netta nel bocciare il proporzionale. Volete invece, lo diciamo rispettosamente, fargli un piccolo e malinconico sorriso? Mettetevi sul giornale a pagina 6, tornano i signores di Forza Italia. Lo ricordate, avevano fatto il paginone pubblicitario per dire un uomo buono, eccetera. Oggi il giornale pubblica e significativamente non firma il pezzo, cioè i giornalisti non pubblicatelo come rapporto dei signores di Forza Italia, un documento in cui si dice che il centrodestra esiste solo a guida Forza Italia e con il CAV leader. C'è solo da convincere gli elettori. Va bene, chiudiamo anche questa parte sul centrodestra. Le segnalazioni finali. Allora, il Papa da Fazio. L'articolo che noi vi raccomandiamo è quello di Giorgio Gandola sulla verità. La predica del Papa da Fazio: siate buoni, accettate i migranti, non spettegolate. E il pezzo di Gandola è, a mio avviso, molto ben costruito proprio perché attraverso il racconto dei temi, diciamo pure, di stretta attualità politica, quasi il pastone di un telegiornale su cui Fazio ha interpellato Bergoglio come se Bergoglio fosse un protagonista qualunque della scena politica, e emerge il problema che vi ponevo all'inizio. Ed è curioso che sia un vecchio laico a porre la questione. E la spiritualità, insomma, lui avrebbe da vendere Dio, vendere tra virgolette, non un'agenda politica eco-immigrazionista. Questo è il tema. Complimenti una volta di più a Giorgio Gandola che vi fa capire il problema, a mio avviso. Ucraina. Allora, è Repubblica il giornale che sembra più preoccupato delle evoluzioni della situazione. È prevista una missione di Macron da Putin. Vedremo se sarà fruttuosa o se sarà solo parte, diciamo, della lunga campagna elettorale che Macron deve fare nel suo paese. Però Repubblica si segnala anche per, diciamo, questa cosa abbastanza curiosa, un pezzo di Claudio Tito sul rinnovo dopo la fine del mandato dell'attuale segretario generale della NATO Stoltenberg del vertice dell'Alleanza Atlantica e tocca a un europeo e tocca forse a un europeo meridionale e quindi si evocano candidature italiane. Ieri giudiziosamente Stefano Graziosi sulla verità diceva che siamo matti a proporre la Mogherini, ci bruciamo, è evidente che la Mogherini no. Ah, si cercano altri nomi, occhio al caffè.
Nella lista, scrive Tito, i nomi che spiccano sono quelli di Enrico Letta e Paolo Gentiloni. Ma si tratta di due figure con controindicazioni. Il primo, Letta, ha di recente fatto notare di non sentirsi in gara. Lasciare a giugno la segreteria del PD equivalrebbe a lasciare nel caos il suo partito. Il secondo, e qui diciamo evitate di ridere in modo scomposto, il secondo, Gentiloni, rappresenta invece una difficoltà per il governo italiano. Sostanzialmente viene giudicato troppo bravo, non si può rinunciare al suo incarico in commissione, il suo portafoglio, quello degli affari economici, sarà fondamentale nei prossimi mesi. È troppo bravo, Gentiloni, è troppo bravo, è troppo bravo. Va bene, così Claudio Tito. Resta una segnalazione finale che volevamo farvi. Allora, sono iniziate le Olimpiadi invernali a Pechino, è evidente, diciamo, anche la propensione del regime a un uso propagandistico di queste occasioni. C'è però una cosa che ci tocca all'Italia, ed è il Corriere della Sera con un boxino neutro-neutro a evidenziarla. Lo spazio è piccolino, però il lettore, diciamo, potrà cogliere degli elementi. Chi si è congratulato tra gli altri per l'elezione del presidente, la rielezione del presidente Mattarella? Xi Jinping. Ve lo ricordate Xi Jinping? Sì, certo, allora Di Maio, Conte, quello che volete, ma il presidente era Mattarella e fu accolto al Quirinale, cavalli bianchi, eccetera. Insomma, poi i quirinalisti ci hanno detto che Mattarella è un grande atlantista, però diciamo, quell'accoglienza come a un imperatore a Xi è rimasta indimenticabile in negativo. Il presidente cinese Xi Jinping ha inviato un messaggio al capo dello Stato complimentandosi per la sua rielezione al Quirinale, virgolette. Le relazioni tra Cina e Italia hanno un profondo fondamento. Il rapporto tra i due paesi rappresenta un esempio per la comunità internazionale di rispetto reciproco, di ricerca di un terreno comune, mettendo da parte le divergenze a favore della cooperazione. Ed è, a essere gentili, una dichiarazione avvelenata, perché è come se dicesse, vedete, l'Italia non è tutta nel campo occidentale, può stare in una posizione terza, equivicina, equidistante. Occorrerà ricordare che il presidente Mattarella, allo scoppiare della pandemia, convocò, l'ambasciatore cinese e organizzò un concerto di amicizia al Quirinale, quasi per scusarsi, come se ci fosse un'ondata di razzismo anticinese in Italia. Poi si recò in un asilo multietnico a Roma perché era il momento di abbraccia un cinese, era il momento in cui i conduttori televisivi mangiavano gli involtini primavera, era il momento in cui, quando i governatori leghisti dicevano quarantena per chi venga dalla Cina, gli si diceva razzisti. Ed era lo stesso Mattarella che l'anno prima aveva accolto appunto con i corazzieri a cavallo, cavalli bianchi, eccetera, Xi, che ora si congratula in questi termini. Occorrerà rifletterci. Finisce qui la puntata di oggi della Verità alle 7. Noi ci risentiamo questa sera alle 19 con una firma della Verità e di Panorama, Alessandro Rico. Poi ci ritroviamo domattina alle 7 con Francesco Gallietti. E naturalmente però l'appuntamento più importante della giornata è in edicola per prendere la verità. Vi ricordo anche che grazie agli sforzi del team digitale della Verità, questi spazi possono essere non solo fruiti in diretto o in differita sui canali social, Twitter e Facebook, ma anche a posteriori scaricati in formato podcast dal sito della Verità. Sito della Verità dove, se siete abbonati, potete scaricarvi gratis il libro di Carlo Tarallo, Il Piano Bis, sulla rielezione di Mattarella, non come incidente, ma come, diciamo, progetto. Se non siete abbonati, da oggi potete inviare una mail all'indirizzo che troverete lì e con soli 3 euro il libro, che davvero merita di essere letto, sarà vostro. Buona giornata a tutti.